compagnia di Massimiliano Massimiliani, che è candidato PD per alla presidenza del settimo municipio, appunto a queste primarie che si terranno domani 6 marzo. Ecco, gli chiediamo ovviamente in prospettiva anche rivolta alla futura governance di questa città e di questo quadrante della città, il significato di questa iniziativa. Ma io credo che l'iniziativa di questa mattina dei cittadini sia assolutamente condivisibile. La sistemazione attuale di Via Alba Longa io credo che sia una soluzione dalla quale non si può tornare indietro. Io penso che sia un punto di inizio importante, perché ridà, diciamo, ordine e, diciamo, fruibilità alla strada che prima non c'era più, insomma, rispetto al caos precedente. Ritengo che noi da qui in poi dobbiamo ragionare anche eventualmente insieme per fare dei passi avanti da questo punto di vista, quindi pensare soluzioni anche migliori, diciamo più avanzate. In generale, per quel che riguarda il traffico, io credo che dobbiamo lavorare su allargare i marciapiedi, estendere le zone pedonali o semipedonali, riprendere le piazze, perché noi viviamo in un quartiere che non ha piazze, di fatto ha grandi rotonde all'interno delle quali le persone, no, sono imprigionate dal flusso delle macchine. È molto interessante questa cosa, perché effettivamente oggi piazze è diventato sinonimo di rotonda che poi è una struttura per il traffico. È uno spartitraffico di fatto. Allora, da questo punto di vista io credo questo: il piano generale del traffico urbano prevede le isole ambientali, cioè che sono perimetrazioni individuali, zone dove si possono fare zone 30 km orari come limite di velocità, aree pedonali e semipedonali. Io credo che rispetto a questo dobbiamo dare come individuazione per queste zone, come priorità, le scuole pubbliche e i luoghi dedicati all'infanzia, per dire dovunque si può fare, insomma dove urbanisticamente è possibile, per dire abbassiamo la velocità e allarghiamo gli spazi per i pedoni a partire da dove stanno i bambini. E poi aprire un ragionamento vero, diciamo, di pensiero urbanistico sulla struttura dei luoghi di incontro di questo municipio, a partire da queste pseudo piazze rotonde, e pensare insieme, chiamando esperti, diciamo, di livello, di una soluzione per riconquistare dei luoghi di incontro sostanzialmente. Piazza Re di Roma da questo punto di vista è simbolica, la più grande rotonda di tutto il quartiere, diciamo, che in cui non si riesce a vivere come una vera piazza. Allora, io credo che da qui in poi questo è un primo passo, sicuramente difendiamolo e consolidiamolo, ma ragioniamo su come si può fare anche qualcosa di più a partire da Via Alba Longa, da Piazza Re di Roma, su questa linea, insomma, cioè, ragionando sul principio che sostanzialmente io credo serva una cosa, cioè far decidere se la vocazione di Roma è quella di essere il più grande parcheggio a cielo aperto d'Europa o finalmente una grande capitale europea in cui si vive e si lavora bene. Io penso che come candidato lei sia anche sensibile al tema della legalità. Qui, se si riesce appunto a confermare questo tipo di viabilità che scongiura, speriamo una volta per tutte, la doppia fila autorizzata, tollerata, quasi legalizzata, insomma è una vittoria della legalità. Quindi, insomma, è anche nei confronti, insomma, di negozianti spesso, insomma, molto poco, diciamo, interessati a che al di fuori delle porte del loro negozio ci sia un ambiente vivibile tanto quanto nel loro interno. Sì, io su questo dico una cosa: sicuramente la legalità, diciamo, il rispetto della legge e lo stato di diritto dovrebbe essere il faro, diciamo, verso cui l'amministrazione pubblica, diciamo, tende. Questa soluzione sicuramente aiuta anche la stessa amministrazione, perché i vigili, no, possono essere impegnati in altre parti invece di dover fare continui interventi per sistemare la doppia fila, e va bene. Dopodiché io credo che come amministrazione e come cittadini noi dobbiamo ragionare in un senso che non è contro i commercianti, ma far capire a chi lavora poi sul territorio, al commercio, che è un pezzo importante della struttura produttiva di questi quartieri, che allargare gli spazi per i pedoni, rendere le strade più vivibili va bene per tutti, perché aumenta, diciamo, anche il commercio, la possibilità delle persone di vivere la strada. Cioè, un commercio funziona meglio quanto più le persone stanno per strada, possono camminare e non stare, che poi appunto, cioè, girare in macchina non necessariamente vuol dire poter comprare, perché non puoi scendere di fatto oggi dalla macchina, non c'è. Allora, far capire, noi siamo il municipio più infrastrutturato di Roma, cioè abbiamo il maggior numero di fermate della metro, tra metro A e metro C. Allora, cercare di favorire, disincentivare l'uso privato della macchina su gomma, favorire il parcheggio pubblico e il trasporto pubblico, mettere in condizioni chi vuole andare a camminare di farlo, di avere marciapiedi, di avere luoghi di incontro.
Per esempio, adesso lo dico in astratto, senza uno, io penso che vada fatto uno studio del traffico e trasportistico, ma pensare a una soluzione di via Albalonga in cui si allargano i marciapiedi può aiutare per esempio i commercianti, può aiutare, no, cioè dare più spazio per vivere la città sostanzialmente alle persone e non alle macchine. Più spazio alle persone, meno alle macchine, avendo presente chi lavora, chi si deve, però una città in cui si vive bene è una città dove si lavora bene, no? Cioè, questo noi dobbiamo tentare che non sia una questione in contrapposizione nel rispetto delle regole e della legge, delle legalità, ma per migliorare i nostri quartieri, questo non c'è dubbio. Grazie Massimiliano Massimiliani. Grazie a voi.